Ciao, benvenuti in Numerologia Audio. In questo audio vi parlerò del vostro numero della vita, e cioè della vostra vera natura, dei vostri stati d'animo e delle vostre sfide personali. Il numero della vita rivela informazioni molto accurate su di voi, ma è solo il primo degli 8 numeri del profilo numerologico personale. Ed è attraverso tutti gli 8 numeri che il vostro profilo numerologico fornisce una mappa dettagliata della vostra personalità e del vostro percorso di vita. Se siete curiosi di scoprire tutti i vostri numeri e di ricevere il vostro profilo numerologico personale per intero, non esitate a contattarmi sulla pagina Facebook Numerologia Audio. Il numero della vita. Analizzando i numeri presenti nella tua data di nascita, è risultato che il tuo numero della vita è il numero 1. Il numero della vita 1 rivela che la vostra vera natura è quella del leader. Siete autonomi, indipendenti, innovatori, cantate fuori dal coro e ballate una musica tutta vostra. Poiché siete così unici e originali, può capitarvi spesso di sentirvi diversi, incompresi o isolati. Ma la verità è che la vostra originalità rappresenta il vostro massimo punto di forza e per questo dovete vederla sempre sotto una luce positiva. La vostra singolarità è un dono per l'intera umanità. Prima ve ne rendete conto, più ve ne convincete e più crescerà la qualità della vostra vita. L'energia dell'uno è quella del singolo, dell'indipendenza, e ciò significa che in questa vita è vostro compito, ma anche la vostra vera vocazione, quella di farvi valere, di sostenervi da soli, di lottare per voi stessi e anche senza alleati. Il bello dell'essere un numero uno è che siete così forti e così capaci che non solo non avete bisogno di alleati, ma non avete nemmeno bisogno di nemici. Fidatevi delle vostre capacità e puntate tutto su di voi e vi renderete presto conto che aggressività e competizione non sono necessarie. La vostra forza, la vostra determinazione e la vostra particolarità sono gli unici e potenti ingredienti di cui avrete mai bisogno per realizzare tutti i vostri sogni, avere successo ed essere felici. È infatti importante che capiate e vi ricordiate sempre che siamo tutti connessi, siamo tutti uniti e in fondo siamo tutti uguali. Consapevoli di questo, usate la vostra unicità perché tutti ne traggano beneficio e lavorate per voi stessi e per gli altri e non contro di loro. Avendo il numero della vita 1, raggiungete la vostra massima realizzazione quando imparate ad amare la vostra unicità e a utilizzarla a vostro vantaggio. A guidare gli altri con passione, amore e tolleranza e a dare il vostro originale contributo al bene collettivo, di tutto e di tutti. I vostri stati d'animo in base al numero della vita. Ognuno di noi attraversa stati d'animo positivi e negativi. La maggior parte di noi, però, si limita a conviverci passivamente e con rassegnazione, pensando di non poter farci nulla se non subirli e agire di conseguenza. Non ci rendiamo conto che in realtà la funzione dei nostri stati d'animo è quella di informarci, di segnalarci come stiamo andando. E la buona notizia è che possiamo servircene e trarne grandi vantaggi. Gli stati d'animo negativi sono utili perché sono come un semaforo rosso. Ci dicono alt, fermi, qualcosa non va. E ci informano che stiamo facendo qualcosa di sbagliato, che ci sta danneggiando e che va contro la nostra vera natura. Gli stati d'animo positivi, invece, sono utili perché sono come un semaforo verde. Ci dicono bravi, ottimo, continuate così. E ci informano che stiamo facendo bene, siamo in sintonia con la nostra essenza profonda e stiamo rispettando la nostra vera natura. Quindi, come facciamo a servircene? Prima di tutto, evitando di reagire a essi in modo automatico, specialmente a quelli negativi, poiché di solito le azioni che compiamo portano solo danni a noi stessi e alle nostre relazioni. E poi, osservarli in maniera distaccata e meno coinvolta, notarli quando compaiono, capirne le cause e osservare come evolvono. Questo basterà a portare sempre più autoconsapevolezza, sempre più stabilità emotiva e pace interiore,
e capacità di scegliere consapevolmente ed efficacemente il meglio per noi stessi. Il numero della vita rivela i nostri stati d'animo principali e tipici. Quindi, quando stiamo facendo qualcosa di sbagliato e stiamo trascurando, forzando o entrando in conflitto con la nostra vera natura, i nostri stati d'animo sono negativi. In questo caso, voi che avete il numero della vita 1, vi sentite insicuri e minacciati e diventate impazienti, bruschi, sbrigativi, litigiosi, prepotenti, aggressivi, presuntuosi, arroganti, prevaricatori, competitivi, egocentrici, egoisti e molto antipatici. Questi stati d'animo negativi, oltre a ovviamente farvi sentire di cattivo umore, vi fanno agire in modo nocivo e dannoso per voi stessi e per gli altri. Ora che li conoscete, non avete più scuse. E dal momento che sapete che indicano che state facendo qualcosa di sbagliato, che va contro la vostra vera natura, sta a voi notarli quando compaiono e osservarli nelle loro dinamiche, così da man mano assumerne sempre più consapevolezza, responsabilità e controllo, fino a riuscire a limitarli ed evitarli. Quando invece siete in sintonia con la vostra essenza profonda e state rispettando la vostra vera natura, i vostri stati d'animo sono positivi. Come tutti i numeri 1, vi sentite unici, originali, brillanti, fieri, creativi, ispirati, motivati, determinati, volenterosi, coraggiosi, forti, indipendenti, talentuosi, capaci e altruisti. Ora che avete anche l'elenco degli stati d'animo positivi, che vi fanno sentire bene, nutrono il vostro benessere, favoriscono il vostro sviluppo e sostengono il vostro equilibrio interiore, sta a voi trovare il modo di stimolarli, di viverli il più spesso possibile, di integrarli attivamente nella vostra vita di tutti i giorni, in modo da garantirvi la miglior convivenza possibile con voi stessi, gli altri e le vostre esperienze quotidiane. Le vostre sfide personali in base al numero della vita. Tutti incontriamo sfide e difficoltà, ma troppo spesso ce ne lamentiamo e cerchiamo di evitarle, senza renderci conto che affrontarle ci renderà più forti, poiché è proprio in esse che si nascondono gli insegnamenti più necessari per il nostro sviluppo personale e il raggiungimento del nostro benessere. Tra i tanti vantaggi, la numerologia offre quello di svelarci in anticipo le sfide che la vita ci metterà davanti e gli insegnamenti che dobbiamo fare nostri, come se, anziché dover affrontare un test al buio, venissimo informati in anticipo sugli argomenti su cui saremo testati. Ecco quindi elencate le vostre sfide personali più grandi e gli insegnamenti che, volenti o nolenti, dovete fare vostri, su cui la vita sicuramente vi testerà o vi starà già testando e su cui quindi sarebbe bene che vi concentriate e vi alleniate il prima possibile e al vostro meglio. Essendo un numero 1, dovete focalizzarvi e imparare a realizzare il vostro valore, comprendere e amare la vostra unicità, fare della vostra originalità il vostro punto di forza, fidarvi del vostro intuito, mettere a frutto la vostra creatività e genialità, trovare il coraggio di seguire e realizzare i vostri sogni, credere in voi stessi e nella vostra capacità di essere leader giusti e capaci, mitigare la vostra aggressività, imparare a essere pazienti, tolleranti e diplomatici, guidare gli altri senza competere né prevaricare e infine accettare gli altri e il loro livello di maturità e sviluppo personale. Per ora è tutto. Abbiamo parlato del tuo numero della vita, dei tuoi stati d'animo e delle tue sfide personali. Ti ricordo che la versione scritta contiene più informazioni riguardo al numero della vita e che il profilo numerologico personale comprende altri 7 numeri relativi alla tua personalità e al tuo percorso di vita.
Se vuoi scoprire tutti i tuoi numeri e ricevere il tuo profilo numerologico personale, puoi contattarmi tramite la pagina Facebook Numerologia Audio. Spero che quest'audio ti sia piaciuto, ma soprattutto che ti sia servito. Prima di risentirci, un augurio. Ricordati chi sei.